Partiamo dicendo che il Crotone ha comunicato di aver risolto nella giornata di ieri a favore della Roma l'accordo di compartecipazione per il centrocampista Florenzi, che quindi ci lascia e che potrebbe debuttare in Serie A con Zeman o che potrebbe ritornare a giocare in B con lo Spezia, visto che è corteggiatissimo. Ci auguriamo solo che sia stata un'operazione conveniente per le casse societarie crotonesi. Dopo Florenzi, altri tre nodi sono da sciogliere: quello di Khalil, quello di Migliore, entrambi richiesti nella massima serie, e quello di Gabbionetta, che contrariamente a quanto si pensava, ha già il biglietto in mano per volare da Rio a Crotone. È il momento di passare alla gara nazionale di fondo disputatasi ieri a Crotone. Cinque ore di gara, insomma, sono veramente una gran fatica. Come ti è sembrato il percorso e in generale la gara? La gara è per me la prima volta che faccio una 25 km. Posso dire che è Quale stata. specialità hai corso? Io faccio sempre 5-10. Quest'anno abbiamo provato anche la 25. Gara veramente lunga, veramente tanto lunga. No, Non te l'aspettavi probabilmente. non mi aspettavo un risultato del genere, ma soprattutto non mi aspettavo fosse che non passasse mai così la gara. Pensavo che passasse un po' prima, invece no, però va bene lo stesso. Tu fai parte della specialità olimpica, il risultato in questa disciplina qual è? Come mai non sei riuscito a qualificarti? Non sono riuscito a qualificarmi per le Olimpiadi perché quest'inverno, quando è stata fatta la selezione nei 10 km, sono arrivato terzo, però va bene uguale. Comunque ho 22 anni e va bene. Complimenti e ti aspettiamo per tanti altri risultati. Grazie mille. Alice, tutto questo lo sa, campionessa d'Europa e ora campione italiano. Sì, abbiamo potuto gareggiare in questo bellissimo mare calabrese, davvero è Grazie. stata una 25 km davvero bella, spettacolare, organizzata con le barche, è stato davvero divertente. Poi sono molto contenta della gara perché puntavo a vincere e puntavo a vincere con un bel distacco, è quello che sono riuscita a fare, quindi sono molto contenta di questo. Sei destinata a ridifendere il titolo? Sì, sono campionessa europea in carica, quest'anno gli europei sono in casa a Piombino, quindi è uno stimolo in più per fare di nuovo bene. Scusami la domanda, anche se non è lecita, quanti anni hai? 23. Complimenti, Grazie. sei così giovanissima e così forte. Sì, ci alleniamo molto, questo grazie ai nostri tecnici, il mio allenatore Pino Palumbo e soprattutto grazie ai tecnici della nazionale italiana che ci fanno allenare spesso durante l'anno tutti insieme e quindi siamo una squadra molto forte e grazie al nostro gruppo riusciamo sempre a far bene. E a proposito di questo, il vicecommissario tecnico ti ha scorto alla distanza. Ha detto questa è Alice. Sì, il vice commissario tecnico Valerio Fusco è quello che ci segue di più durante gli allenamenti nazionali, quindi è quello che ci conosce la nostra nuotata e quindi ci avrà sicuramente riconosciuto. L'ultima battuta, perché hai abbracciato la seconda? Beh, perché è tutto l'anno che mi alleno insieme a Fabiana Lamberti, è una grande atleta, ci mette davvero l'anima in tutto quello che fa e quindi sono molto contenta che sia arrivato secondo. In bocca al lupo. Crepi. Grazie. Grazie mille. Siamo in attesa delle premiazioni perché sono arrivati sia per quanto riguarda il settore maschile che femminile. Ti chiedo, questo 24esimo trofeo pugliese riuscitissimo, come così è stata perfetta l'organizzazione che ha accompagnato questi importantissimi atleti? Beh, io penso che sia un evento veramente di rilevanza nazionale, come può essere appunto un campionato nazionale. Direi che l'organizzazione è stata Perfetta? assolutamente buona, ecco, Perfetta. assolutamente buona. C'è da dire, come nota di cronaca, che il meteo marino è stato assolutamente adeguato, non c'è stato vento, non c'è stato mare assolutamente in condizioni ottimali, tranne forse l'ultima mezz'ora, una bavetta di Grecale, ma insomma era assolutamente nella norma. Noi abbiamo la grossa soddisfazione di aver celebrato l'Ugo Pugliese, che è un avvenimento per la Lega Navale che è arrivata alla 24esima edizione con un campionato nazionale. Di questo ne siamo contenti, ma soprattutto orgogliosi. Io cambio un attimo il discorso, Giovanni, perché voglio coinvolgerti in questo che sto per dire. Dovremmo far capire a un po' di gente qual è l'importanza del turismo sportivo nella nostra città. Manifestazioni come queste, come tante altre che potrebbero arrivare, potrebbero veramente veicolare il nome della nostra Crotone. Io penso che questo sia il futuro della nostra città. Lo capiranno?
il turismo, sì, ci arriveremo per forza, che è il turismo legato al mare ed è il turismo legato allo sport. Io ti dico che i responsabili della FIN, Federazione Italiana Nuoto, ci hanno proposto stamattina, evidentemente contenti dell'accoglienza ma soprattutto dall'organizzazione, l'anno 21 di fare un campionato europeo qui, il che significa avere centinaia e centinaia di atleti accompagnati dai vari reparti. Io non so se centinaia di atleti, ma comunque un numero congruo di persone che vengono da tutta Europa a gareggiare nelle nostre acque, con quello che comporta l'ospitalità, con quello che comporta gli alberghi, con quello che comporta i ristoranti. Naturalmente loro si fidano della nostra organizzazione tanto da proporci ciò. La risposta qual è stata? La risposta è stata: vedremo qual è il budget, naturalmente.